Buongiorno. Non lo è, in realtà. Ho rotto una gamba del treppiedi. E ciò rende difficile le riprese. Se poi ci mettiamo pure che molto spesso mi ritrovo a guardare video su Facebook di animali che vengono trattati in salvo, non se ne esce più. La posizione non serve a nulla comunque. Non riesco a svegliarmi quando vorrei e le riprese dei video fatte in contemporanea al montaggio dei video del giorno prima mi prendono davvero troppo tempo. Per 2 giorni addirittura ho saltato anche il mio sardo preferito. L'hai ragione, è presto detta, vorrei essere chiaro. Harumi-chan sembra essere molto interessata a gente dell'età dei suoi figli, è incuriosita da ciò che esce dalle labbra focose di questo giovinotto, impugna il suo telefono e apre Google Traduttore. In definitiva, gli scienziati che hanno analizzato il virus sono arrivati a questa conclusione. C'è stato quel balzo e con un'ottima probabilità quel balzo è avvenuto in Cina in un cosiddetto wet market. Posso riguardare le norme igieniche che noi occidentali siamo scontate? Google Sensei, sbalasci! L'insegnante di Google è meraviglioso. Poi chiede anche a me di testare il programma. Diventerò uno youtuber famoso. Sistemo un po' la cucina con loro che intralciano il mio atto di beneficenza e vi giuro che mi girano talmente tanto che si gonfiano a tal punto che mi viene anche difficile nasconderle. Mi alleno circa un'oretta in palestra, tra parentesi senza alcuno sforzo, perché ultimamente sto fallendo nel seguire quella tabella. E nel mentre loro iniziano a mangiare senza di me. Oh! Omicide! Mi ritrovo dunque immerso nella solitudine, intento a ripulire gli scarti che loro mi hanno gentilmente lasciato. E nel giro di qualche secondo, leggasi ore di tagli ed effetti, è l'ora dello spuntino di mezzanotte. Perché la cenetta puntino delle 11 con questa meravigliosa pizza fatta con vera salsa di pomodoro italiana. Dall'aspetto non sembrava, ma era molto buona. Deve essere stata la salsa di pomodoro, suppongo. Vediamo sta bella pizza col ketchup, perché tutti sanno che la pizza se non è fatta col ketchup non è buona. Si può buttare ora, perché non è che... Scusami Rocco.